Racconto. Pronto? Sì? Senti che roba. Dimmi. E telefonate che ti sto in diretta, ti è una roba allucinante. Si può Bisogna che fare. te abbassi l'amplificatore, le massa alto. Se è tutto basso, e se è qui che c'è la radio purtroppo. No! Senti, Vabbè. basta l'amplificatore. Senti che roba. No, no. Va bon, dai. L'amplificatore. In alto a sinistra. Già fatto. E Già com'è che fischia fatto. così? È già fatto. Ma non è possibile che ti fischia tutte le telefonate. Tutte le telefonate che arriva, ti non si capisce No, niente. le ultime due hanno fischiato. Non... Ma ti metti le cuffie in Sì, testa. con le cuffie in sto momento. E fischia così Sta forte. fischiando. E son distante dal coso, dal microfono. Vabbè, sta attento. Voi presentate un concetto. Sì. Perché secondo me gli hai detto tante di che robe che sono allucinanti. Dai, dimmi. Allora, un coltello. Sì. Un coltello è uno strumento. Col coltello si può tagliare same. Col coltello si può fare tantissimi altri lavori. Sì. Giusto? Sì. Quindi, ma guarda che non è possibile No, che così guarda, finisce tutto tutto. basso, guarda, cuffie L'amplificatore delle casse bisogna sbassare. A Tom. sinistra c'è un amplificatore delle casse. Sbassi, non finisce più niente. Devo sbassare tutto, livello casse, dove è scritto livello casse, tutto Allora ti basso. ispiriti, vabbè, sta attento, un coltello è uno strumento per tagliare, Sì. per, senti che roba, Vabbè, non riesco a capire. dimmi se può essere, allora, è uno strumento per tagliare esame, bene, non è buon negativo, Certo. bene, le revisioni sono uno strumento, non può essere buone o cattive, chiaramente se manovrare da delinquenti, da assassini, da stupratori, da tutto quello che vuoi, ma sono strumenti. Mi sono stato battezzato, sono stato tirato su, ma minime arma. Bene, ti sta battezzando anche a ti, credo, no? E ti ho detto tutte tante stronzate e dopo ti siamo andati per l'autostrada. Quindi la religione è uno strumento. Sì, ma lo strumento ha dei contenuti però, Certo, ma se è strumento che Sì. dopo ognuno farà la sua strada, vuoi dire. Uno che oltre i 13 anni e mezzo continua ad andare ancora a comunione, che ha un problema patologico, che ha altri problemi. Cioè tutti siamo andati torsi a comunione, a cresima, eccetera, ma dopo una certa età mi pare naturale che ognuno va avanti per la sua strada. Quindi la religione è uno strumento, non è buona o cattiva. No, no, Certo, ma ha dei pazzi e delle persone che altri scopi nella sua vita, che ha quello di dominare, di avere, ma non può essere buona o cattiva. Scusa, posso farti una domanda? Posso farti una domanda? Dimmi, cara. Prendiamo la religione cattolica, no? Ma come è possibile che finisca così tanto? Franco, ti dico, il livello delle casse è basso. Le cuffie e ti ascolto per le cuffie perché non ho Vabbè, è della altro. roba E sono impossibile. distante dal telefono distante. Altre cose non lo so. È impossibile che così finisca tutte le No, telefonate. le ultime qua, nella prima trasmissione, guardate le fischiate, Ma senti che roba, oh. È Oh, ma una cosa che senti. non quadra là in radio, in regia, è una cosa che non quadra. Più che sbassare tutto quanto così, Va bene, sta attento. beh, no, ma mi dite questo, c'è la religione cattolica, no? Prova a dirmi da dove che te parti la dove parte la manipolazione. Cioè, Ma quando chi tagga sta col battesimo è una manipolazione? fermo, un momento. In ogni Però roba chi fa che sta... il battesimo è stato ordinato da Gesù? Allora, il manipolatore è Gesù? No, 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 no. Allora, questo voglio Attento, capire, il no? battesimo come che veniva inteso era un fatto puramente, ma puramente proprio rituale. Ed è un rituale che non vuol dire niente. Cioè, ma io voglio sapere questo. E il prete battezza, no? Però glielo va a ordinare Gesù. Allora, se il prete che fa l'azione cattiva, Attento, comunque fa l'azione, il o è Gesù che battesimo l'ha se è un rito, mi mega battezzà. Ma mica tu capisci, puoi anche sbatterarsi, vuol Ho dire, capito. mi ritengo scomunicato, non me ne facciamo caso. È il problema, se uno strumento è uno strumento. Uno strumento ha dei contenuti però. Sì, d'accordo, anche il corteo ha dei contenuti, perché con un corteo ti puoi occupare una persona. E capito, ma tu puoi anche tagliare esame, insomma. Cioè, voglio dire, sto strumento, siccome che te lo pari, Ma vabbè, questi... però è strumento il tedise cosa fare?
in questo, in caso di una religione, in caso del corteo no, ma in caso della religione sì. Ha detto, voglio dirti, a te, a me, a tanti, a quello che ha detto fra poco fa, sì. Come si chiamava Mustafa? Non so, non mi ricordo, non ho tolto il nome. Beh, mi sei simpatico, va bene, pare Mustafa. Allora, lo strumento non può essere quello che fa Mani. Lo strumento fai mani perché ti puoi fare mani con corteo, ma dopo anche a mani l'esame. Va bene, però... Vuol dire, non sei il problema allora, lo strumento, è il problema dell'uomo, non lo strumento. No, sta attento un attimo, è il problema secondo me... Che aspetta che mi rispondi dopo, se no mi mangio tutti i sei. Sì, va bene, d'accordo. Metto, capito il concetto? Ho capito il concetto. No, andiamo rispondi. Un basetto. Ciao, bello. Metto un basetto pagano. Anche a no. Ciao. Ciao. Adesso rialzo un attimino le casse e voglio un attimino rispondere a un amico che mi ha telefonato. Chiariamo una cosina, il coltello è uno strumento muto, cioè non ha parola, non determina lui cosa fare. Una religione invece è un insieme di dogmi, è un insieme di ordini, è un insieme di cose importanti. Cioè, quando io leggo in Luca il Gesù che dice, ecco, portate a me quelli che non hanno voluto che io dominassi e sgozzateli in mia presenza, capisci che... Questa è una frase che è messa là in mezzo a tante altre frasi, però dice chiunque segua Gesù può prendere chiunque non ha voluto che lui dominasse, cioè non ha voluto mettersi in ginocchio davanti a lui e ha il diritto di sgozzarlo. Cioè, quello che voglio dire io è che una religione non è come un coltello che è muto, ma una religione è fatta di dogmi, è fatta di imperativi, è fatta di ordini, di regole morali, è fatta di tutta una serie di cose che dicono all'uomo cosa l'uomo deve fare. Se è vero che dopo l'uomo all'interno di quello che ordina la religione può scegliere, però è altrettanto vero che l'uomo non può scegliere fuori dalle regole che è detta la religione, altrimenti viene cacciato via. Per cui quando un Gesù di Nazareth dice al fico, tu non mi dai fichi, ebbene crepa. E questo non è una stupidaggine, è un'indicazione dottrinale che dice agli esseri umani, chiunque non mi dà a me quel che mi voglio, quando mi lo voglio, deve crepare. Cioè, dobbiamo mettersi d'accordo su quello che intendiamo per strumento. Esistono degli strumenti che sono muti, ma uno strumento dottrinale come è l'imperativo del Gesù di Nazareth è una cosa reale, cioè sono dei comportamenti che vengono ordinati agli adepti. E ti dico, guarda, che è talmente forte questo ordine che quando noi lo eseguiva, quando addirittura uno è osa a dire che non è vero che il sole gira attorno alla terra, e lo ha messo in galera a vita solo perché si è capentio, se no lo bruciava vivo. Cioè, Dio, stiamo attenti a dire i sei uomini colpevoli, ma la religione, gli insegnamenti sono buoni. Quello che è malvagio è gli insegnamenti del Gesù di Nazareth. Questo che voglio dirmi, che dopo che sia una differenza fra tante figure, però la figura dominante, la figura che domina, è quella del Gesù di Nazareth nei Vangeli ufficiali. Quando il Gesù di Nazareth scaccia i mercanti dal Tempio, cazzo, gli ho detto che bravo che sei a scacciare i mercanti dal Tempio, ma... Ci siamo dimenticati che allora il Tempio era il fulcro delle attività sociali della città. Lui ha impedito alla città di esercitare le relazioni sociali perché al Tempio si va solo per mettersi in zenocio e pregare. Cioè lui ha rapinato la città del diritto delle relazioni sociali. E questa è un'indicazione che è stata data per distruggere tutti i templi, perché il Tempio, che dopo diventeranno la Chiesa, deve essere solo il luogo per pregare e non un luogo di raduno, un luogo per discutere, un luogo per parlare, un luogo per giocare, un luogo per bere, cioè non un luogo di ritrovo, ma il Tempio diventava invece un luogo solo per pregare. E questa è una rapina che ha fatto. Oppure ancora, se volevamo parlare, il fatto di lo scandalo per i bambini, lui non dice chiunque fa del male ai bambini lo fa a me, no, dice chiunque scandalizza uno di questi piccoli che credono in me. Cioè il punto centrale è sempre lui. Attenzione a queste cose. Pronto? Cioè stiamo attenti a dire che un conto è la religione, un conto è l'applicazione degli uomini. Gli uomini praticano ciò che la religione dice. Se Gesù avesse detto la donna e l'uomo sono uguali,
I santi cattolici non avrebbero buttato le donne giù dalle rupi perché tanto le sei senza anima. Cioè, non ha detto questo, non ha detto tutti gli uomini, non ha detto amate i nemici. No, lui ha detto io dico a voi che voi dovete amare i vostri nemici. E stiamo attenti alle sottigliezze perché sono importantissime. Mi spero di essere stato abbastanza chiaro, però andremo avanti ancora a discutere su questo aspetto, perché è molto importante, secondo me importantissimo per capire che mi non grago con Gesù di Nazareth, ma è lui che grago con me. Cioè bisogna che chiariamo questo. Pronto? Pronto? Sì? Ciao Claudio. Dimmi. Sono Francesco da Vicenza. Mi non ho molte cose da anteporre alla tua filosofia tecnologica, perché purtroppo il mondo è in mano a qualcosa che ci sovrasta e che ti distrugge in te stesso. Però secondo me tu sbagli nella credere in questo Gesù Cristo. Però ti dico anche un'altra cosa: la fede è come l'amor di patria, meno se ne parla e più grande è la sua efficacia. Ora tu hai una fede e la proclami e fai bene a farla. Ma io ti dico una cosa: i pagani hanno difeso Gesù Cristo più di quelli che dovessero essere sacerdoti monoteisti. Ti dice niente questo? No, mi dici una sciocchezza, però vabbè, insomma, dici pure quello che vuoi. Cioè, il pagano Ponzio Pilato. No, ma Ponzio Pilato non era un pagano. Ha difeso Cristo? No, era pagano. No. Lui ha difeso Cristo dal cinese che lo condannava. Ma io non voglio influire perché io non sono un missionario. Vabbè. Io sono uno che dice il mio pensiero come tu dici il tuo. D'accordo, dai. Ma non voglio incazzarmi con te. Figurati. Perché tu hai analogie storiche e anche molto compromettenti per quello che riguarda l'operato della Chiesa e ti do ragione. Ma io credo nelle Chiese invisibili, quelle che non si vede ma si sente. E non voglio confutarti, perché non sei tu l'anticristo, io so chi è l'anticristo, ma non sei tu, per tutti gli sforzi che hai di farlo credere. Va bene. Buon Claudio, grazie. Buon lavoro, scusa. Ciao. A me mi dispiace, ma sono arrivati i ragazzi per fare la trasmissione. Io devo rispondere soltanto alla ragazza. Mi dà... Perfetto. Allora, dunque, intanto anche questo radioascoltatore volevo dirgli che Pilato non era pagano, lui non si è mai presentato come pagano, era un funzionario dello Stato e ha agito solo come funzionario dello Stato, non come religioso, tanto per essere chiaro. Poi la sua religione è un altro discorso. Per quanto riguarda l'amica che ha telefonato prima, i discorsi che lei mi aveva chiesto erano due. Allora, io ho visto morire Cesare Musatti, cioè l'ho visto un attimo prima che morisse, ho visto per televisione, ed è morto col corpo luminoso vivissimo. Perché questo? A parte il mio vedere, ma anche dal punto di vista della ragione, si vedeva un uomo vivo, un uomo che dice io ho il corpo mi sono distrutto, ma io ho un sacco di cose da fare, io ho ancora dei progetti, cioè ho ancora la visione del futuro, ed è un individuo che si apprestava a morire con una visione del futuro, cioè con una visione di vita. E lo puoi vedere, questo modo di morire, nelle persone che magari muoiono dicendo mi sono a posto, adesso me la vedo mica la morte. Cioè, esiste questo tipo di atteggiamento che hanno un corpo molto potente. Ed esiste un altro tipo di atteggiamento che non è più paura della morte, cioè la morte come attesa, come accettazione. Oh, io non ho più paura, domani moro. Cioè, non esiste... la morte che uccide, la nostalgia, il sentimento di aver perso un'occasione, il sentimento di forse ho fatto le robe che non andavano bene, cioè non esiste rimpianti per ciò che si lascia. Questo è un modo di leggere le cose dal punto di vista della ragione e del razionale. Per quanto riguarda poi il concetto del corpo astrale, come verrebbe rappresentato,
Il corpo astrale viene rappresentato in vari modi a seconda della capacità di percezione del soggetto. Normalmente le prime volte che si riesce a vedere il corpo luminoso lo si vede in forma umana. In realtà non si è mai in forma umana, si è sempre una bala, cioè si vede sempre come una palla più o meno grande, si vede come un alone attorno alle persone all'inizio, però quando lo si vede da solo è una palla in pratica, non è in forma umana. E la rappresentazione la puoi farla di luce solare, perché noi siamo pezzi di luce, puoi farla la luce del sole e puoi mettere tutte le sfumature luminose di colore a seconda del sentire e degli intendimenti che sta facendo in quel momento. Per esempio, un intendimento molto interessato ha una sfumatura leggermente verdolina, il furore ha un colore rossastro, cioè il giallo del sole, il pezzo di sole prende un colore rossastro. E la passione per la vita prende un colore violaceo e così via. Cioè, esistono tanti fare, tanti modi di essere, tanti modi di relazionare se stessi che prendono che l'energia vitale prende delle variazioni di luce. Io qui però ho finito perché mi stanno cacciando via, ho chiesto un minuto per dare questa risposta, te la darò ancora meglio le prossime volte, le prossime trasmissioni. Vi ricordo che io sono Claudio Simeoni, Piazzale Parmesan 8, Marghera, Venezia.